sempre con questa consueta sigla di apertura, alzo gli occhi ai monti, inizia questa trasmissione offerta a tutti voi da Radio Messaggio Cristiano. E vi tiene compagnia non soltanto attraverso la nostra frequenza radio come tutte le trasmissioni tutti i giorni, ma anche attraverso il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Quindi pace a voi che siete sintonizzati e pace a voi che siete connessi in questo momento. Ancora oggi vogliamo ricercare il volto del Signore, vogliamo ricercare la sua presenza, la sua grazia, il suo perdono e la sua benedizione. E lui vorrà ricercare da noi la nostra lode, la nostra sincerità, spontaneità, il nostro cuore. Sforziamoci dunque di dare al Signore ciò che egli desidera da noi, così come noi, pretendiamo no, però così come noi tante volte desideriamo tante cose da parte sua. Adesso, come sempre, diamo il via alla trasmissione col momento della preghiera, però prima ascoltiamo un cantico. E prima di iniziare, voglio ricordarvi ancora una volta che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano e vi dico anche il nostro numero per mettervi in contatto con noi: 349 64 11 232. E per chi non lo conoscesse ancora, ripeto: 349 64 11 232. Stiamo ascoltando adesso Per la sua strada. Cammineremo per la sua strada, cammineremo senza stancarci, senza timori e né cadere, e pianteremo alla fine una bandiera di trionfo e di vittoria su nel cielo. Traverseremo deserti e valli, ma vinceremo. La sua nuvola di giorno ci guiderà, e acque nuove a Meriba noi troveremo, e vedremo la sua luce nella sera. E volteremo le spalle al mondo senza rimpianto, e là in Egitto lasceremo pianti, non verso solo ma non a valle, noi scenderemo ma saliremo verso il regno e verso il cielo. Chiunque può cadere, ma chi spera nell'Eterno andrà avanti di valore in valore. E volteremo le spalle al mondo senza rimpianto, e là in Egitto lasceremo i nostri pianti, e non verso solo ma non a valle, noi scenderemo. Saliremo verso il regno e verso il cielo.
verso sodo, ma non a valle. Noi scenderemo, ma saliremo verso il regno e verso il cielo. E così tutti insieme vogliamo andare in preghiera davanti al nostro Dio e chiedere a Lui di poter salire verso il cielo e allontanarci dalla valle, da questo mondo che è paragonato a Sodoma e Gomorra. Grazie Signore per quest'altra settimana, per quest'altro giorno di vita e quest'altra ennesima opportunità che ci dai di poter stare tutti insieme anche se distanti, con tutti i fratelli e le sorelle di qualsiasi parte del mondo vogliano prendere parte alla tua chiesa, alla tua famiglia. Grazie dunque per questo, aiutaci a poter camminare di valore in valore e allontanarci sempre di più da Sodoma e Gomorra, da questo mondo che per noi sarà come Pula, e poter rimanere attaccati veramente alla vita e portare frutto e rimanere attaccati dunque a te, a tuo figliolo Gesù, perché i tempi stringono e le cose stiamo vedendo che si parla sempre di apocalisse, di scene apocalittiche ed effettivamente quello è, sì, tu l'avevi detto tanti e tanti anni fa, l'hai fatto profetizzare al fratello Nino che i telegiornali avrebbero parlato d'ora in avanti di scene apocalittiche ed è quello che stiamo vedendo. Signore, ti preghiamo di intervenire, di aiutare le famiglie in difficoltà, di aiutare le persone che hanno dei problemi seri in questo momento e di intervenire tu con la mano tua potente dal cielo, perché stiamo vedendo che non c'è città, non c'è paese, non c'è nazione che non abbia un problema grave oltre a quello della pandemia. Quindi noi ti preghiamo di poterli aiutare tutti, perché chiunque in un momento si può trovare nel bisogno, e noi ti preghiamo appunto che tu possa intervenire e aiutare e consolare tutte le persone fragili e deboli. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Adesso ascoltiamo insieme il cantico dal titolo Gloria a te. Abbiamo pregato, adesso lo glorifichiamo. Figlio dell'Iddio mio, gloria a te. Figlio dell'Iddio mio, che ascolti ancora il mio grido nella notte, che asciughi ancora queste lacrime di dolore. Tu, mio sogno senza fine, tu, la mia perla di valore, tu, il mio giglio profumato, tu, la mia rosa meravigliosa. Gloria a te, Figlio dell'Iddio mio, gloria a te, Figlio dell'Iddio mio. E sì, stiamo glorificando il Signore Gesù, Figlio dell'Iddio nostro. Hai cercato risposte a questa vita, il mago non ti guarirà, né la pietra ascolterà. Morto che preghi non parlerà, la statua non si muoverà.
Eh sì, il mago a cui chiedere aiuto non potrà aiutarti, e il morto che pregherai, nemmeno lui. Ma Gesù, che è vivente e conosce il futuro, ti aiuterà gratuitamente, con amore e gentilezza, e ti dirà la verità. Anche noi vogliamo dirgli la verità. Signore, aiutaci, perché abbiamo tanto, tanto bisogno di te. Nel nome di Gesù. Amen. Prima di proseguire con l'ascolto di altri cantici, voglio ricordarvi che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano e che vi viene compagnia anche attraverso il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. E per quanti ci seguono per la prima volta che dico questo, che anche più volte la settimana su YouTube e Facebook potete trovare delle trasmissioni come questa ed altre dedicate con dei cantici, letture bibliche e racconti dedicate ai più giovani e ai bambini. Tutta gloria del nostro Signore Gesù per aiutarci a vicenda a stare in comunione con Lui, nonostante quello che è, che stiamo facendo quotidianamente, quello che c'è da fare ogni giorno. Queste sono delle trasmissioni che ci tengono compagnia, ci aiutano a stare riuniti insieme, ma ancor di più, là dove il Signore parla in maniera incisiva e potente, possiamo dire, sono i culti. Quindi non manchiamo mai alle trasmissioni dei culti e le dirette del fratello Nino. E vi dico subito i giorni: le trasmissioni dei culti, martedì e venerdì sera, le dirette del fratello Nino, la domenica mattina alle 10:15, sempre via radio, sempre sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Basta cercare su YouTube e su Facebook Radio Messaggio Cristiano. Voi che ci state seguendo tramite il nostro canale e la nostra pagina, sicuramente in un angolo del telefonino, del computer, vedrete scritto il nostro numero, ma lo dico per quanti ci seguono via radio da poco tempo o per la prima volta in questo momento: 349 64 11 232. E c'è di più: a questo numero potete farci venire per venire le vostre richieste di cantici che ascoltate nelle trasmissioni che vanno in onda su internet, su YouTube e Facebook. Ed ascoltarli sapete quando? La domenica mattina, un po' prima della diretta del fratello Nino. Quindi per aiutarci con le vostre lodi a stare in comunione con Gesù e poi tranquillamente ascoltare la sua parola. Quindi anche voi da casa potete intervenire con le vostre lodi e con il cantico che più vi sta a cuore, ripeto, tra quelli che generalmente trasmettiamo su YouTube e Facebook, ad anche con delle letture tratte dalla Bibbia. Bene, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto. Adesso ascolteremo altri cantici con la pace di Gesù da Radio Messaggio Cristiano.
lo ascoltiamo cantato in spagnolo, visto che ci seguite da altre parti, da altre nazioni. La mia vita. Adesso sto per leggervi la storia di oggi. Non è, è un fatto realmente accaduto, non è una vera e propria testimonianza, più che altro è un'esperienza fatta da una sorella che ci dà anche una riflessione. È un racconto, una storia accaduta adatta a tutti i genitori, a coloro che hanno figli, però secondo me, a mio parere, più che ai papà, è una storia più adatta a noi mamme, alle mamme, per dare, non lo dico, non vi anticipo niente, non vi voglio spoilerare, comunque è più adatta per le mamme perché sono, siamo noi quelle che in genere trascorriamo la maggior parte del tempo con i nostri figli, adatta a noi mamme ma soprattutto alle mamme, quindi aprite bene le orecchie, state attente sorelle, a voi mamme che avete dei figli piccoli. È una sorella americana e la storia inizia così. Il viaggio in aereo, durato 22 ore, era stato lungo e difficile per mia figlia Susan, che viaggiava, pensate un po', dalla California verso l'Australia. E sì, da sola, con due vivacissimi figli in tenera età.
piccolini, se non ricordo male, più là c'è scritto di 4 e 6 anni, un volo in aereo con due bambini di 4 e 6 anni, un volo che è durato 22 ore. Finalmente i piccoli, dopo essersi stancati, si erano addormentati come previsto, mentre l'aereo si avvicinava alla pista. Susan si guardò intorno e cominciò a raccogliere tutta l'attrezzatura di cui aveva avuto bisogno, pensate un po', per tenere occupati due bambini di 4 e 6 anni e farli giocare ragionevolmente contenti e in silenzio in uno spazio così limitato. Insomma, un'impresa titanica, tenere due bambini piccoli occupati per ore e ore e ore nel piccolo spazio che ti può concedere un aereo, senza sporcare nulla, senza urlare, senza dare fastidio agli altri passeggeri. La mamma in questione era sfinita, e posso benissimo immaginare, con due bimbi piccoli. La sua pazienza si era quasi esaurita. E la prospettiva di dover viaggiare per due settimane con loro veramente già la faceva sentire al limite dell'esasperazione. L'assistente di volo si diresse verso il microfono e cominciò a dire le solite cose: la nostra compagnia aerea vi dà, è lieta di darvi il benvenuto, il primo benvenuto qui in Australia. Insomma, e poi continuava a dire le solite cose che dicono gli assistenti di volo. E poi, come ultima frase, cosa disse? Vi preghiamo di ricordare di guardare intorno al vostro posto e di raccogliere i vostri effetti personali. Mentre Susan, la nostra mamma in questione, protagonista della storia, si voltava per guardarsi attorno, le cadde lo sguardo su i suoi due bimbetti, un maschietto e una femminuccia, che dormivano ancora tranquillamente. Pensò a quanto è facile essere impazienti e irascibili quando si è stanchi. Sapeva che questo si rifletteva sulle sue reazioni nei confronti dei bambini, i suoi effetti personali. Beh, l'assistente di volo si riferiva ad oggetti personali, però questo colpì la mamma. La parola usata dall'assistente di volo, raccogliere, assunse per Susan un nuovo significato. In quel momento giurò di ricordarsi nelle due settimane successive, ogni volta che fosse stata sul punto di irritarsi o innervosirsi, che doveva raccogliere i suoi effetti personali, quei bambini preziosi che Dio le aveva affidato perché avesse cura di loro. Allora, mamme con bimbi piccoli, con bimbi irrequieti, vivaci, impazienti, che distruggono la casa, beh, ricordiamoci tutti, io ormai i miei figli sono grandi, però quando avete bimbi piccoli, bimbi che vi fanno esasperare, che fanno di tutto e di più per farvi perdere la pazienza, ricordiamoci tutti che sono doni di Dio, sono i nostri effetti personali e li dobbiamo raccogliere, fare in modo che non vengano dispersi ma raccolti. Questa esperienza di questa sorella disperata, che non ce la faceva più a trattenere due bambini piccoli su un aereo, su un volo che è durato parecchie parecchie ore, ce l'ha fatta lei, ce la può fare chiunque ad affrontare la vita. Quindi il Signore dà una mano a tutte le mamme che hanno dei bimbi piccoli, va bene? Mi raccomando, forza e pazienza ed andiamo avanti. Gesù è la vita portata sulla terra proprio da Gesù. Incontro d'amore puro che invita ancora.
anche noi ad avere per tutti un sorriso come lui. E sì, per tutti un sorriso. Amiamo tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle guardando loro con gli stessi occhi di una madre. Un momento il tuo pensiero, quello che hai con il fratello, puoi costruire unità perdonando di cuore nella carità. Pensa sempre di lui con l'amore stesso di una madre, parla bene di lui con la gente nel tuo spirito, perché in lui vive Gesù. E allora ascolta ciò che lui vuol dire a te. È sempre con te, Gesù non vuole critiche. Qualcuno c'è dentro te, sempre l'altro che magari fa penare come non vuoi. E tu comprendilo, scusalo. Con il fratello puoi costruire unità perdonando di cuore nella carità. Pensa sempre di lui con l'amore stesso di una madre, parla bene di lui con la gente nel tuo spirito, perché che lui vuol dire a te. Pensa sempre di lui con l'amore stesso di una madre, parla bene di lui con la gente nel tuo spirito, perché in lui vive Gesù. E allora ascolta ciò che lui vuol dire. Qualcuno c'è, con il fratello puoi costruire unità. Ascoltiamo l'ultimo cantico di questo appuntamento, Dio della mia vita. E sì, come noi amiamo i nostri figli, Egli ama tutti quanti noi come Padre, quale Egli è verso ognuno di noi. Thank you.
stiamo ascoltando l'ultimo cantico, ripeto, Dio della mia vita. Signore, nel tuo cuore custodiscimi, solo in te sicuro io dimorerò. Tu sei la mia gioia, ecco vengo a te, donami il tuo amore. Io non ho che te. Con questa musica ci salutiamo, diamo fine a questa trasmissione che vi ha tenuto compagnia con dei cantici e con una meditazione, una riflessione dedicata soprattutto a noi mamme. Il Signore ci insegna ad amare, a saper crescere i nostri figli, ma ad amarci gli uni e gli altri, come Lui ha detto: ama il tuo prossimo come te stesso. Io vi saluto, Radio Messaggio Cristiano, con altre voci vi terrà compagnia. Noi sulla nostra frequenza continueremo a sentirci più tardi a Dio piacendo, quindi passate alla frequenza della radio. E su YouTube e Facebook ci sentiremo a Dio piacendo la settimana prossima. Vi rinnovo l'invito di seguire le trasmissioni pure per i più piccini, per i ragazzi, sempre anche su YouTube e Facebook. Diamo sempre l'avviso un giorno prima sulla nostra pagina Facebook. È l'importantissimo veramente appuntamento con i culti attraverso i quali cresciamo e il Signore pure ci avverte di tante cose che sta facendo. Martedì e venerdì sera sempre su YouTube e Facebook, oltre che la radio e le dirette del fratello Nino, la domenica mattina alle 10:15. Se volete saperne di più, mi raccomando, chiamateci al 349 64 11 232, che come sempre ripeto, 349 64 11 232. Gesù è per tutti, non è per un'elite di persone, non è per le persone più belle, più intelligenti, non è per le persone più ricche. Non è per i messinesi, non è per gli israeliti soltanto, non è per gli inglesi, gli statunitensi. Gesù è per tutti. Pace, pace di Gesù e alla prossima trasmissione. Addio piacendo via radio, ripeto, ci sentiremo più tardino. Pace a tutti.